Hai mai pensato di costruirti una baracca sul fiume? Di dormire nel tuo letto, tra le costole del serpente azzurro? L'acqua, c'era già l'acqua a livello che arrivava lì, quando c'è le piene. Non per dire, ma io ero sempre irresponsabile. Irresponsabile del? Di tutto quello che poteva succedere. Io la vedo così. Penso, quello che coltivo poi dopo va in mercato e comunque magari è un ciclo chiuso che dico, magari mi arrivo lo stesso a me, me lo mangio lo stesso io, come lo do da mangiare comunque a voi, ai cittadini alessandrini e in tutte le parti dell'Italia. Quindi comunque è una soddisfazione dire, do da mangiare al mio paese. Le chiese evangeliche sono mediamente abbastanza, io direi, festaiole. Nel senso che una cosa importante è i pranzi insieme, la convivialità. Abbiamo il fiume che sarebbe... Sarebbe una ricchezza. Sarebbe una ricchezza. Due fiumi. Due fiumi. Dico quello che ho imparato nel tempo. Cioè lo zio sapevano, da dei piccoli particolari, se il fiume cresceva o meno, no? Se cresceva molto, se cresceva poco, in base a quello che trasportava il fiume, i famosi gargà, come dicevano, no? I gargà sono praticamente tronchi, tutto quello che può portare il fiume. Più grandi sono e più vuol dire che il fiume sta crescendo. Che sogni si possono fare nella pancia di un dio pagano che mostra i muscoli in piena e ti risveglia tra le chiome splendenti del grano.